Napoli è un po' il laboratorio di quello che dovrebbe essere uno sviluppo sostenibile del paese, quindi come mettere insieme opportunità, creatività e innovazione con la necessità di includere e ridurre i divari. Senza un recupero, una ricostruzione sociale è molto difficile cambiare il paese. Quindi bisogna ripartire dalle persone, dalla possibilità di creare nuove opportunità, dal recupero rare i tanti che oggi sono esclusi dalla società e ricostruire quel clima di fiducia e di coesione sociale che significa anche coesione territoriale. Che io penso che mai come in questo momento, che è un momento di grandi cambiamenti, ma anche di grandi divari all'interno della società, gli obiettivi dell'Agenda 2030 siano insomma la fotografia di quello che si deve fare. Oggi abbiamo una grande opportunità del PNRR, tante discussioni, tante analisi diverse, però io penso che l'unica cosa da fare è lavorare e cercare di andare in una direzione che sia orientata proprio a uno sviluppo che sia veramente sostenibile, quindi equo, solidale, che è basato sul valore delle persone e sul rispetto all'ambiente.